È importante quello che provi mentre corri. E per tornare a noi, studia Leopardi. Leopardi? Se all'esame sei in difficoltà te lo chiedo. Eccoci qua, buonasera, benvenuti e bentrovati ancora insieme, ancora Labirinti, ancora Antenna Sud per chi suona la campana. Avrebbe detto Hemingway. Abbiamo aperto con le immagini della maturità e tra poco ci torniamo e avremo in collegamento l'assessore. Ma stavolta la campana suona per tutti. Lo dicono i numeri di Banca Italia, quelli dell'ultimo report sulla Puglia. Una Puglia che soffre un po' meno del resto d'Italia, ma con la crisi che si porta via 13.000 posti di lavoro, il 10% di ore lavorate in meno e due anni a disposizione per cercare di invertire la rotta, lo dice l'Istat, l'ha detto qualche giorno fa, 5,6 milioni di poveri in tutta Italia e la novità è che crescono anche al nord. E allora da qui si riparte nel colpo d'occhio un pezzo del parterre che ci accompagna stasera, torna con noi il numero uno della CGL regionale Pino Gesmundo, ben trovato segretario. Grazie a voi. E torna con noi anche Luigi De Santis, presidente del Lance Giovani, ben trovato. Ben trovati. E allora, io riparto dai numeri. La prima grafica ci riassume il report di Banca Italia delle scorse ore. La crisi si porta via. Eccolo qua: economia giù dell'8% nella Puglia post-Covid. In calo tutti i settori tranne agroalimentari e utilities. Sull'industria pesa il calo della produzione ex silva: 13.000 posti di lavoro, 10% di ore lavorate in meno. Banca Italia la definisce l'esplosione degli ammortizzatori sociali. La Puglia soffre, ma in maniera lievemente contenuta rispetto alla media nazionale. Vuole un commento su questo? Beh. Siamo qui a posto. <ride> È ovvio che la, la Puglia soffre, soffre tutto il Paese, c'è cioè un'economia che va ripensata, ci sono politiche industriali che vanno ripensate. Stiamo pagando il costo anche di mancate scelte che attengono. Uh, al periodo pre-Covid ovviamente, il Covid ha soltanto amplificato una serie di fenomeni, una serie di problemi che pure denunciavamo prima della fase del Covid, mancanza di politiche industriali, mancanza di visione di paese, mancanza di attenzione rispetto anche al lavoro, alla qualità del lavoro, degli investimenti, una scarsa attenzione al mezzogiorno pochi investimenti sul mezzogiorno in termini di infrastrutturazione sia materiale che immateriale. Ora abbiamo il Recovery Fund, proviamo a, come dire, a recuperare, proviamo a utilizzare al meglio queste risorse e proviamo a dare le risposte che da tempo, e non solo prima del Covid, non solo durante il Covid, aspettiamo eh, nei nostri territori. Bisogna a questo punto però evitare... Che in una fase come questa, dove già abbiamo perso migliaia di posti di lavoro, e questi sono una parte dei posti di lavoro, nonostante il blocco dei licenziamenti, vorrei ricordare che intorno a questa economia, quella pugliese, quella del Mezzogiorno, c'è tanta economia che noi definiamo grigia, nera, che comunque garantiva livelli di vivibilità a tante famiglie che è sparita. da... Da ogni orizzonte che invece oggi bisogna far emergere, ai quali bisogna dare una prospettiva di lavoro, di occupazione, quindi gli investimenti devono essere legati all'occupazione, al lavoro. Eh, non ci basta soltanto un aumento del PIL attraverso gli investimenti, ci serve un aumento del benessere dei cittadini a 360 sui nostri territori. E tra un po' ci arriviamo perché voi siete pronti a tornare in piazza, l'avete annunciato e così sarà per chi li avesse persi. I numeri di Banca Italia e poi ricominciamo. La crisi si sente, la pandemia ha pesanti ripercussioni sull'economia pugliese ma in maniera lievemente più contenuta rispetto alla media nazionale. A dirlo il quadro tracciato da Banca Italia tradotto vuol dire 8 punti percentuali in meno sull'attività economica pur con effetti diversi settore per settore a seconda delle restrizioni patite. L'emergenza si porta dietro un calo del 10% delle ore lavorate nonostante a fare da argine siano stati i provvedimenti sul blocco dei licenziamenti e così nel 2020 il numero di occupati si riduce di 13.000 unità, interrompendo la fase di espansione che si era aperta nel 2015. Aprile e maggio i mesi che hanno fatto segnare il maggiore ricorso alla CIG, con 184.000 lavoratori invece che hanno beneficiato del cosiddetto bonus 600 euro. La geografia dei settori produttivi in compenso è eterogenea, le vendite delle imprese hanno patito una flessione trasversale al netto di alimentari utilities, il siderurgico sconta gli scossoni sul fronte ionico riconducibili alla vicenda Exilva, le esportazioni calano, la dinamica migliora alla fine dell'anno, ma il valore aggiunto diminuisce anche nelle costruzioni di oltre 6 punti. E poi il terziario, in linea con l'ultimo report targato Istat, le presenze del turismo fanno segnare un calo di 34 punti percentuali pieni, pur con lieve ripresa a fine estate e non va meglio per l'agricoltura. Vuol dire difficoltà per le aziende di accumulare capitale. Le industrie che vedono il segno meno davanti agli investimenti sono lontane 17 punti di scarto rispetto alla quota di chi li ha invece incrementati. E se nel 2019 in Puglia erano l'8% i nuclei familiari in stato di povertà assoluta, più della quota nazionale, le stime per il mezzogiorno non accennano a migliorare. Questo è il colpo d'occhio. Presidente, visto dal vostro Osservatorio, com'è? le costruzioni perdono il 6,2% sul valore aggiunto, meno rispetto a settori, penso a quelli del terziario, penso a quelli del turismo, ma associato ad un calo importante sulle compravendite. A Lecce, Maglia Nera, seguono Foggia, Bari. Non possiamo accontentarci di vedere il, bil il bicchiere un quarto pieno, come si direbbe, perché è evidente tra l'altro che... Il settore delle costruzioni rappresenta da sempre per tutta la Puglia ma per tutta l'economia nazionale uno dei comparti che sicuramente dà maggiore impulso al, al rilancio di un'economia. L'edilizia, i dati che si guardano sull'edilizia devono essere sempre guardati facendo anche riferimento a quello che è accaduto nell'ultimo decennio, perché seppur vero che in questo frangente casomai, il settore delle costruzioni fa leggermente meglio di altri perché settori. Perché ha dei tempi sicuramente delle dinamiche, dei tempi più lunghi, ma non dobbiamo dimenticarci di ciò che è accaduto nell'ultimo decennio con 4.000 aziende in ambito pugliese che non esistono più, ne sono operanti circa 28.000, quindi queste 4.000 aziende ci tengo sempre a sottolineare, non sono solamente 4.000 imprenditori che non fanno più quell'attività, ma sono decine e decine di migliaia di posti di lavoro che vengono persi e quindi decine e decine di migliaia di famiglie che aumentano le proprie difficoltà ad arrivare a fine mese, va visto tutto in un'ottica Sistemica. Speriamo che anche il super bonus, così come altre cose di cui forse parleremo uh, po, fra un po', riusciranno a rilanciare questo settore che riattiva veramente tanti uh, settori lavorativi differenti. Beh, sul 2021 le stime ci sono più 7-6% sugli investimenti nel settore con il traino del super bonus del quale però non sappiamo, ci sarà la proroga voi avete chiesto fino al 2023 dal governo un'apertura, cioè mancano le carte ma guardi, le, le dirò molto onestamente oltre alla, al tema proroga che è sicuramente fondamentale perché. Alcune... poi sarebbe uno snellimento della macchina assolutamente, perché... cioè c'è il tema della proroga perché ci sono dei processi soprattutto nell'edilizia che hanno bisogno di un determinato tempo per svilupparsi, ma poi il tema della semplificazione eh, normativa, Io ho, diciamo ho appena 37 anni ma sto invecchiando a sentir parlare di questa semplificazione che deve arrivare con tutti i governi molto spesso poi la semplificazione non arriva le norme si stratificano una sopra l'altra e fatto... i decreti attuativi di quelli che devono semplificare si moltiplicano che è un'altra c'è tanto lavoro per diciamo, gli amministrativisti no? e per chi deve fare le interpretazioni le famose interpretazioni alle leggi poi però c'è un paese reale, un'economia che ha bisogno di risposte immediate e abbiamo bisogno ogni volta di un manuale delle istruzioni che è di migliaia di pagine per capire la norma che dovrebbe semplificare. Semplificare le norme precedenti. Insomma, Labirinti, il nome di questo programma potrebbe essere assolutamente l'ideale per Poi il lavoro. Poi noi sono 120 puntate che proviamo a capire come se ne esce, però uh, o che abbiamo tutti insieme. Un pezzo, proviamo a farlo insieme. Intanto c'è la prossima grafica perché loro tornano in piazza e tornano in piazza con una linea particolarmente netta. Eccola qua, queste sono le parole del segretario Landini. In piazza per fermare i licenziamenti la mediazione del Premier non basta. E la linea è proroga del blocco dei licenziamenti al 31 ottobre. Non sono i licenziamenti il modo per riorganizzare le aziende. Dice il segretario, addirittura stiamo contattando i partiti. Uno, uno, perché si arrivi ad un emendamento che sposti la data di scadenza del blocco. Al momento le posizioni sono questa proroga non c'è. Il Ministro Orlando nelle scorse ore pare aver chiuso di fatti a questa possibilità. Sì, ehm, dobbiamo uscire dalla crisi, dobbiamo uscire dalla crisi meglio di come siamo entrati, è un auspicio. Di tutti quanti noi io penso che non sia la crisi provando a buttare per strada migliaia di lavoratori, perché è evidente che il blocco dei licenziamenti, gli ammortizzatori sociali in cassa in che abbiamo, la cassa Covid che abbiamo utilizzato... Per evitare una disgregazione sul piano sociale del paese, perché il tema è questo: sbloccare i licenziamenti senza un'adeguata riforma delle ammortizzatori sociali, che possa garantire a tanti lavoratori, a tanti cittadini di poter continuare a vivere in maniera dignitosa, rischia di disgregare il paese. Ci sono tensioni sociali fortissime in questo momento, che sono attenuate dal, dal, dal blocco dei licenziamenti e se vogliamo anche da quella misura che era stata definita come misura politica attiva del lavoro, del reddito di che comunque attraverso quei sussidi ha garantito un minimo di dignità di vita a tante famiglie. Se togliamo di mezzo questi ammortizzatori e non ne strutturiamo altri, rischiamo di mettere in strada migliaia di famiglie e noi non governeremo più quel disagio sociale. Ma perché al momento Questo della riforma degli ammortizzatori non c'è traccia? Della riforma degli ammortizzatori ci sono delle discussioni pure avviate, ci sono delle proposte pure avviate. C'è una discussione fondamentale che non serve soltanto in questa fase. Se dobbiamo rilanciare il Paese, la rilanciamo attraverso le riforme e le risorse del recovery. Risorse del recovery, riforme prevedono transizione ecologica, transizione energetica, trasformazione sul piano dei modelli di, di produzione. Tanti lavoratori rischieranno di rimanere fuori, o li accogliamo attraverso ammortizzatori sociali utili, o ci mettiamo in piedi una campagna eh, di formazione, di accompagnamento a nuovo, al nuovo lavoro con politiche attive del lavoro, oppure noi non la faremo quella trasformazione. I dati di Banca d'Italia parlano di un impoverimento ancora delle famiglie pugliesi e non solo pugliesi. Questo significa che nonostante l'attenuazione del blocco dei licenziamenti, nonostante la cassa Covid, nonostante le migliaia di ore di ammortizzatori sociali utilizzate durante il periodo della pandemia, Comunque, abbiamo perso migliaia di posti di lavoro e le famiglie si sono indebolite. Come pensiamo di tenere la coesione sociale di questo Paese? Quindi, riforme e ci vuole un tavolo per le riforme fisco. Appunto, dico, il tema: quale è soltanto partire e poi come dire, aumentare il PIL e fare in modo che quel PIL vada soltanto a, eh, magari nelle mani o nell'utilizzo di chi già oggi sta bene? Oppure dobbiamo redistribuirlo in maniera più equa? A di chi? E allora abbiamo bisogno di una riforma del fisco più equa. Una riforma del fisco più equa. I precari spingono la ripresa. Da gennaio assunti 200.000. In 20 anni i contratti a termine esplodono a 3 milioni. La percentuale di quelli stabili crolla di 4 punti. Segno dell'incertezza ma anche della fragilità della ripresa. Un terzo dei lavoratori italiani dipendenti è part-time. Il 65% è part-time volontario, che vuol dire che non l'hanno scelto loro. Non l'hanno scelto loro e riguarda soprattutto molte donne del settore. E questo è un dramma. Questa politica del lavoro, queste politiche del lavoro in una fase di ripresa stanno comportando una cosa semplicissima lo potrà dire il Presidente non troviamo più lavoratori il problema è il reddito di cittadinanza no vanno nei paesi laddove c'è un lavoro più stabile e dove c'è un reddito garantito più equo noi abbiamo un problema occupazionale che deriva anche da uno scarso riconoscimento dei diritti della dignità stessa del lavoratore e del lavoro. Il bonus 110, una serie di misure a favore del settore dell'edilizia che è un, un settore strategico anticiclico per eccellenza nelle crisi, sta ripartendo. Ora il tema è che non ci abbiamo i lavoratori. Mancano le, le figure professionali nel settore dell'edilizia, che sono morti, sono, hanno deciso di non lavorare, no, sono andati via dal nostro paese, vanno in altri luoghi a lavorare laddove, sono, laddove si riconosce professionalità competenza attraverso un reddito dignitoso e la tutela dei loro diritti. Rispetto al lavoro che svolgono. È praticamente uno spoiler, perché più tardi ne parliamo. L'ha detto Camera di Commercio esattamente nel report di qualche giorno fa: si chiama Disoccupazione all'inverso. Il mercato le cerca, però poi non le trova. Presidente, che gliene pare? Il punto di caduta può essere un blocco selettivo? No, ma, Perché ma... loro dicono: Noi vogliamo riorganizzare, se no rischiamo di tenere sul mercato imprese che non esistono dateci la possibilità di, di cominciare a mettere mano qual è il punto di caduta con quello che dice il no, segretario? Ma, ma, alcune delle osservazioni fatte dal segretario sono oggettivamente delle osservazioni di buonsenso nell'interesse del paese, del, dell'economia e dei lavoratori quindi da parte nostra non si può che essere d'accordo diciamo vedo con una sfumatura diversa il reddito di cittadinanza perché poi dobbiamo parlare anche della vita concreta di ogni giorno io parlo anche con molti imprenditori nell'ambito del turismo ad esempio in questi tempi di, di riavvio della stagione balneare molti hanno difficoltà a trovare i Cagnini Però loro difficoltà. dicono: se i contratti fossero co co come dovrebbero essere, non mancherebbero quelle figure. Ma io dico: su questo possiamo anche discutere nel merito. Sicuramente noi facciamo gli imprenditori, non facciamo la classe politica di questo Paese. Abbiamo avuto ultimamente anche tanti governi più vicini eh, diciamo, ideologicamente ad alcune posizioni dei sindacati e non hanno fatto poi effettivamente le riforme che, che in tanti chiedono negli ultimi anni. Poi c'è però un dato concreto, siamo tutti d'accordo su quello che dovrebbe essere, però oggi un imprenditore che deve aprire uno stabilimento balneare ha difficoltà a trovare un bagnino perché gli viene detto o vengo a lavorare a nero e per noi imprenditori questa cosa è infattibile oppure preferisco stare a casa con il reddito di cittadinanza. Per di un a 360 gradi, ma è un'opinione. Diciamo. Un diciamo che... che però è corroborata anche da tante denunce che ci arrivano da tanti lavoratori. Ora il tema non è lo scontro no, ideologico, non... è. No, è, è L'abbiamo abbandonato da Io tempo Io vorrei no? interpretare. Mh, peraltro la CGL sul, sul tema reddito e cittadinanza non è mai stata, diciamo. Eh, non ha avuto una propensione al sostegno della misura. E siamo stati sempre molto scettici anche noi rispetto a quella misura. È una misura che non ha contemperato la, la necessità di garantire un reddito di dignità alle famiglie disagevoli e contemperare insieme quel percorso di politica attiva del lavoro che avrebbe portato a creare le condizioni di lavoro. La seconda fase non ha funzionato. Però io mi permetto di dire, eh, per molti giovani lavoratori, tanti laureati, tanti, tanti lavoratori. Uno dei dati drammatici del nostro territorio è la, di, la disoccupazione, soprattutto di tanti lavoratori istruiti, e l'occupazione di tanti lavoratori sottoutilizzati rispetto ai loro titoli di studio. Quindi ci sono laureati che vanno a fare i bagnini a 500 euro al mese, alcuni si rifiutano di farlo per dignità e per fortuna c'è un reddito che è quello di cittadinanza che quantomeno gli fa garantisce fargine, di vivere. Far... Ma che no, ovviamente non è considerato la prospettiva di vita di un giovane laureato, è una condizione nella quale si deve adeguare altrimenti va via ci torniamo tra un attimo, ci tra un attimo perché eh, lei c'è anche il report di Camera di Commercio 155.000 sono i posti che a giugno potrebbero schiudersi al sud poi tocca capire se domande e offerta si incrociano e allora in mezzo ci aggiungiamo un altro report anzi altri due e ve li faccio raccontare da Luca Bianchi che è il direttore dello Svimez mi fa estremamente piacere averlo di nuovo con noi, bentrovato direttore buon pomeriggio lei ci ha seguito in questa, in questa fase iniziale, il vostro di report è sì. firmato in tandem con Embic, l'ente bilaterale confederale, il lavoro nella pandemia, però parto da un altro report che è quello dell'Istat. Ce l'abbiamo in grafica con il colpo d'occhio sulla povertà in Italia, vediamo se siamo fortunati. Eccolo qua il fondo rosa del sole 24 ore. Nel 2020 cresce la povertà assoluta, aumenta più al nord che al sud, assolutamente povere, poco più di 2 milioni di famiglie, il 7,7% del totale ed è in Crescita oltre 5,6 milioni di individui. Direttore, che Italia è quella che ci racconta all'Istat? settimana? No, è, è un'Italia in grande difficoltà, sempre più frammentata, in cui le aree di marginalità e di povertà si estendono, eh, al sud rimane l'area in cui ci sono più poveri, ma che purtroppo si diffonde anche in grandi aree urbane del centro-nord. Quindi diciamo. Quel processo di frammentazione, diciamo, un po' della società, che c'era già prima della pandemia, lo diceva bene l'amico eh, sindacalista. Il tema vero è quella della frammentazione sia del mercato del lavoro sia delle opportunità all'interno del mercato del lavoro. Quindi diciamo, giovani soprattutto che erano precari già prima della crisi, sono stati i primi a essere espulsi dal mercato, soprattutto se erano donne. Quindi quello che viene con particolare forza anche dal nostro report è proprio la concentrazione degli effetti più drammatici della crisi su giovani e donne, le categorie che già erano più fragili sul mercato del lavoro. Quindi diciamo, il momento è veramente per cambiare un po' il modello, se no eh, tornare come prima non basta, perché prima non stavamo messi bene, soprattutto al sud. Una crisi che ha avuto effetti asimmetrici territoriali. Che le misure del governo hanno arginato soltanto in parte perché non tutti uscivamo allo stesso modo dalla crisi precedente a pagare sono sempre le categorie più fragili sono i numeri più bassi dal 2005 quelli più ruvidi da 15 anni a questa parte e non è finita purtroppo perché questa è la fotografia in questo momento in cui abbiamo una parte dell'economia e della società che è sostanzialmente in un'area di incertezza noi abbiamo stimato che sono circa 420.000 i lavoratori che sono diciamo, eh, che potrebbero entrare in difficoltà o essere licenziati nel momento in cui viene meno da un lato il blocco dei licenziamenti e dall'altro diciamo, i sussidi per i comp la componente autonoma. Perché appunto di questi 420.000 va ricordato che 300.000 sono dipendenti. ma Abbiamo circa 100.000 autonomi, imprenditori, piccoli imprenditori, partita IVA che hanno bloccato la loro attività fino ad ora e che non sappiamo se la riapriranno. Quindi questa è una fase veramente in cui i tempi contano, soprattutto al Sud. Io dico sempre, uso questa metafora: il Sud è come se fosse una, un sub con meno ossigeno nelle bombe. No? Se non siamo pronti a ripartire, soprattutto con gli investimenti, e cogliamo le opportunità. Che ci sono anche in termini di risorse disponibili, soprattutto per il mezzogiorno e purtroppo molte imprese non riescono a essere traghettate fino a dopo la crisi. Quindi questo è un momento fondamentale in quel punto. Non credo ci sia più spazio per contrapposizioni, ma veramente bisognerebbe marciare uniti soprattutto da sud per provare a, a ripartire con quello che diceva giustamente l'esponente di Confindustria, cioè semplificazioni per rilanciare gli investimenti perché. Abbiamo il paradosso che le risorse ci sono e siamo lenti nel, nell'attivarle e questo non ce lo possiamo mai permettere, ma soprattutto in questa fase in cui abbiamo aree di sofferenza così grandi. Banca Italia diceva ieri sul report pugliese che potrebbero servire due anni per, per riallinearci. Eh, voi avete messo in ordine: eh, a sud flettono di più i dipendenti degli autonomi. Immagino sia esattamente l'altra faccia della medaglia dei numeri della povertà al nord: è il terziario, il settore che fa più ricorso alla cassa. Cultura e turismo rappresentano metà dei posti persi tra 2019 e 2020. Mi verrebbe da chiederle. Quando secondo voi saremo in grado di tornare ai livelli di prima, ma soprattutto quali siano i livelli di prima. Se è vero, come diceva il segretario, che sì, non, si, non si trovano gli stagionali, ma il problema restano i contratti. Qual è il livello di prima beh, al quale torniamo? Prima... Adesso? No, il livello di prima non è un grande obiettivo per il Sud. Calcolate che il PIL del mezzogiorno del 2019 era circa 10 punti inferiore a quello del 2007. Cioè non avevamo ancora recuperato. Gli effetti della crisi 2008-2013. Quindi la, la vera sfida invece è un cambiamento profondo del modello di sviluppo, che poi in parte è anche la soluzione, cioè il tema è dobbiamo investire soprattutto sul rafforzare il sistema delle imprese riorientarlo verso settori anche a, valore, a maggiore valore aggiunto, su tutti i settori, anche quelli dei servizi, noi abbiamo un buco enorme nei servizi, su questo servono competenze e servono investimenti, rafforzare il sistema delle imprese vuol dire anche metterle in condizione di pagare meglio i lavoratori e quindi in qualche maniera superare anche quella frammentazione del mercato del lavoro che abbiamo, devo dire la Puglia è una regione che ha mostrato nella precedente fase di ripresa 2014-2018 una buona reattività alla ripresa, perché poi non diamo sempre solo neg aspetti negativi. Cioè c'è un tessuto produttivo e anche una parte dei servizi che dalle nostre analisi potrebbe reagire anche in tempi relativamente rapidi rispetto a alla fase. È chiaro che va accompagnata, cioè, perché viviamo anche in una fase di indebolimento del sistema pubblico e anche nell'offerta di servizi questa è probabilmente è un'altra storia ma non è totalmente un'altra storia cioè dobbiamo riqualificare anche un po' la cittadinanza nel mezzogiorno questa è una battaglia cioè, anche la pandemia ci ha, ci ha fatto vedere come avere indebolito il livello del, del sistema di istruzione e di sanità ci ha reso più deboli davanti alla pandemia e ci rende anche più deboli rispetto alla ripresa quindi diciamo l'investimento che dobbiamo fare su istruzione formazione professionale e riqualificazione del personale, perché noi abbiamo molte persone che usciranno dai settori tradizionali e che appunto non trovano, che devono essere adeguati per la nuova domanda che cresce in nuovi settori innovativi. Su questo c'è da fare uno sforzo importantissimo nella riqualificazione, però questo richiama anche le amministrazioni eh, locali, le amministrazioni regionali e statali anche a un nuovo investimento sulla, sulla, insomma, sulla professionalizzazione. Delle, delle competenze nel mezzogiorno, che questa è veramente una sfida importante che dobbiamo affrontare da subito. Non a caso, prima del collegamento parlavamo della disoccupazione all'inverso che coinvolge la Puglia, che coinvolge tutto il mezzogiorno e che rischia di farci perdere un treno importante. Un altro treno importante è quello del recovery. Eh, lei è stato particolarmente ruvido dicendo, occhio, che per il sud rischia di essere una vittoria di Pirro. Beh, certo, nel senso che è un'occasione, ma per rendere un'occasione si realizzano e ci sono le condizioni per realizzarlo. Eh, è importante quanto si dice che c'è il 40% delle risorse del mezzogiorno, però io dico, se non le accompagniamo questi processi con un investimento, innanzitutto, prima cosa, molte delle, delle, delle risorse sono sostanzialmente a bando. Cioè dipenderanno dalla capacità delle amministrazioni, soprattutto pubbliche, di fare progetti. Quindi serve un investimento sulla capacità di progettazione, se no i soldi andranno dove sono più bravi a progettare. Secondo, bisogna fare un investimento sul sistema industriale del mezzogiorno, questo vuol dire collocarlo nelle grandi direttrici di sviluppo. Credo anche dopo le nostre critiche alcuni miglioramenti fatti, ad esempio sugli investimenti, faccio esempio il caso delle ZES, che non comparivano minimamente né tantomeno i porti del mezzogiorno che erano considerati soltanto porti turistici. Sono state modificate nel corso del tempo, abbiamo uno stanziamento ad hoc per le ZES, eh, possiamo rafforzare il sistema portuale del mezzogiorno e poi dobbiamo fare ritornare a fare politica industriale, su questo credo che sia Confindustria sia i sindacati siano d'accordo. Cioè, non possiamo soltanto aspettarci la domanda delle imprese esistenti, dobbiamo fare politica industriale, vuol dire fare una politica per l'idrogeno, vuol dire fare una politica per la riconversione delle aree industriali del mezzogiorno, vuol dire affrontare una volta per, te per sempre il tema dell'ILVA, il tema delle grandi diciamo, aree industriali del mezzogiorno che possono essere riqualificate diciamo, all'interno di un nuovo progetto di sostenibilità. Questo richiede politica industriale, se noi facciamo soltanto manutenzione del sistema. Torniamo se tutto va bene ai livelli di prima. I livelli di prima per chi vive nel mezzogiorno erano assolutamente inaccettabili. Direttore, un'ultima cosa e poi dobbiamo andare in pubblicità perché mi ha colpito il numero dei working poor. Erano 8.9% nel 2004, siamo a 13 nel 2020. Working poor vuol dire di fatti che è povero pure chi lavora. E che nonostante che hai un'occupazione non superi la soglia di povertà. Questo è, un tema, è il tema che si incrocia con la polemica di questi giorni sul reddito di cittadinanza che spiazza o meno. Eh, il tema è proprio questo, cioè abbiamo abbandonato una fascia del mercato del lavoro in una sorta di giungla contrattuale quando, quando c'è un contratto, anche con, diciamo, con un problema anche proprio di politica contrattuale con la nascita di nuovi contratti eh, non nazionali, è una, de, una, diciamo, una deregolamentazione eccessiva, fa sì che molti lavoratori non arrivano a fine mese e non riescono neanche a superare la soglia di povertà. Questo è un elemento che appunto amplifica le aree di povertà e amplifica le disuguaglianze. Quindi su questo, eh, sia attraverso so che sta lavorando il ministro Orlando, anche su una, una profonda riforma del sistema di contrattazione e riconoscimento dei contratti, cioè c'è un lavoro da fare, c'è un lavoro da fare che è importante che si faccia. Al più presto, perché insomma, facciamo se no pagare alle nuove generazioni tutti i difetti del nostro sistema. Poi è chiaro, la principale battaglia si fa con lo sviluppo e con la crescita. Il reddito di cittadinanza può, mettere, diciamo, può attenuare alcuni impatti. Io sono convinto che i tanti giovani milionali vogliono un lavoro, vogliono essere in grado di mettere, sul, mettere in campo le loro potenzialità. Non vogliono un, un reddito di cittadinanza quello serve per far fronte alle emergenze, però a me la retorica del divano devo dire, la restituiamo al mittente, poi lo strumento va ovviamente modificato, è in parte fatto anche male, non l'abbiamo criticato anche molte volte, però il vero tema è la crescita e lo, lo sviluppo produttivo, quindi rendere anche la vita più facile alle imprese, che sono quelle che, che creano occupazione. Tutto si tiene la retorica del divano e rendere la vita più facile alle imprese. Grazie direttore per essere stato con noi, è sempre un grande piacere. Grazie a voi. Buon proseguimento, a presto. E noi ci dobbiamo necessariamente fermare, torniamo tra poco. State con noi. Eccoci qua di nuovo insieme, di nuovo Labirinti, di nuovo Antenna Sud, penultimo appuntamento di questa stagione. Ci siamo salutati con le chiose del direttore dello Svimez Luca Bianchi. Ripartiamo dalla formazione, ripartiamo con un cartello che ci racconta tanto le attese del Sud quanto un nodo da sciogliere, che è quello dell'incrocio tra domanda e offerta. Ne abbiamo parlato nel primo blocco, vediamo se la grafica ci aiuta. Eccoli qua, questa è la ripartenza, 155.000 persone. Posti a sud, le previsioni sono quelle di Anpal e Union Camere. Su giugno 2021, tra l'altro, per la Puglia vuol dire 33.620 unità in entrata. Intanto quante di queste sono quelle che c'eravamo perse con la crisi? E poi dice, ehm, dice questo report, e tra l'altro il rapporto Excelsior di Camera di Commercio della disoccupazione all'inverso. Com'è che non si trovano queste figure? Ha ragione il segretario quando dice perché sono andate via? Ce le siamo perse? Beh, Come si, si rimpiazzano? Sicuramente una parte su una parte sono assolutamente d'accordo con la società, alcuni lavoratori sono andati via, sono andati in dei sistemi più attrattivi, con delle tutele forse anche maggiori, dove in realtà oltre alle tutele forse c'è un mercato con più opportunità, perché poi il vero tema è, eh, prima si nasceva pensando di dover fare un lavoro e l'obiettivo era il mantenimento di quella tipologia di lavoro molto spesso adesso i lavoratori stessi vogliono cambiare loro stessi lavoro, chi eh, voglio dire, vuole misurarsi con settori nuovi. Il tema però è anche avere una formazione dei lavoratori che consente di intercettare i cambiamenti. Prima c'erano dei cambiamenti epocali ogni cambia... tot di anni, adesso il, questo margine è molto più stretto. Prima il direttore dello Svimens però diceva una cosa fondamentale per quel che riguarda il comparto delle costruzioni, ma in generale industriale. Abbiamo bisogno di una formazione anche dei lavoratori che oggi sono inseriti nella pubblica amministrazione e che devono aiutarci a cogliere l'opportunità del rilancio che è dettata dalla Next Generation Way, perché poi se noi abbiamo oggi il 60% dei tempi di realizzazione di un'opera pubblica, che sono i cosiddetti tempi di attraversamento, cioè significa che posto 10 anni ad esempio, 6 anni sono per la burocrazia, per i cosiddetti eh, lacci e lacciuoli della burocrazia e solo 4 anni sono per l'esecuzione, è evidente che o abbiamo una formazione anche di chi uh, è negli uffici comunali, regionali o quant'altro, che ci aiuta a cogliere questo cambiamento. Ha allora, oppure... visto un cambio di passo con il concorsone del, del ministro Brunetta? Ma diciamo che non abbiamo ancora avuto modo di, di, di vederli, vederli all'occhio, per esempio. C'è l'approccio, ma poi li aspettiamo la prova dei sicuramente, fatti. Sicuramente devo dire la verità, perché poi dobbiamo anche essere propositivi e positivi. E sicuramente, a nostro parere, è la strada giusta, perché dà la possibilità a tanti giovani di inserirsi subito nella pubblica amministrazione, ma soprattutto dà a noi imprenditori l'opportunità di avere delle competenze all'interno della pubblica amministrazione più al passo con i tempi. Però attenzione. Non buttiamo all'aria tutto quello che sono oggi i lavoratori, cioè portiamo anche chi ha ancora davanti, 10-15 anni di accompagniamo lavoro ad avere. Ma all'uscita dal mercato la... formando chi form... c'è dentro. E... Assolutamente, perché. Sennò Uno dice, scambi... In un quadro del genere ci staremo attrezzando. Cioè abbiamo giovani donne che devono. Dobbiamo... Vediamo il prossimo cartello, questo lo commentiamo insieme. Eccolo qua, oggi vanno tutti uno, uno via l'altro, una meraviglia, incentivi per under 36 e donne ancora in attesa del via libero europeo. Segretario vuol dire di fatti che le imprese non li possono usare, non possono usare i benefici per giovani e donne, sono ancora quelli dell'ultima legge di bilancio. Sì, io penso che la discussione che si sta aprendo nel Paese è una discussione interessante, eh, importantissima, eh, per fortuna recupera un nostro grido d'allarme che nel tempo avevamo lanciato come sindacato, che era quello della necessità di riformare la pubblica amministrazione, ma nell'ottica di investimenti, di investimenti in termini di innovazione tecnologica, di transizione sul digitale, di formazione del personale, di implementazione del personale. Diciamo in contrasto con una retorica del fannulloni, tagliamo. Tagliamo, politiche di austerity, tagli lineari, il privato è meglio del pubblico, sanità, scuola, sicurezza, eccetera. Ma però adesso il ministro richiama Ora, il, il ministro volto fa un'operazione che ci convince a metà, nel senso che se il ministro pensa di riformare la pubblica amministrazione in un'ottica nella quale dice assumiamo migliaia di lavoratori, li assumiamo per tre anni, poi li mandiamo via e assumiamo i migliori, coloro i quali hanno master, pubblicazioni, lauree, due, tre lauree, poi però tra tre anni li mandiamo via e poi era così alto lo standard della ricerca nella, nel bando di concorso per l'assunzione dei dipendenti pubblici nel sud che non ce n'erano neppure, hanno dovuto abbassare gli standard perché non esistevano quei lavoratori con quegli standard, non erano sufficienti, io penso che stiamo ancora una volta sbagliando nell'impostazione. C'è bisogno di una grande riforma della pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione garantisce diritti e tutele di natura costituzionale. Diritto alla sicurezza, diritto alla salute, diritto alla formazione, potrei elencarne tanti altri, è il eh, luogo che potrà garantire alle imprese, non solo ai lavoratori, la messa a terra di quelle risorse. Se la pubblica amministrazione non funziona, quelle risorse non le mettiamo a terra, non diventano cantieri, non diventano infrastrutture se non assumiamo ingegneri, tecnici, amministrativi capaci e competenti e non supportiamo la pubblica amministrazione anche di. Inno sul piano dell'innovazione tecnologica, anche snellendo alcune procedure, semplificando alcune procedure, noi rischiamo non soltanto di non garantire diritti costituzionali ai cittadini di questo Paese, ma rischiamo di non utilizzare quelle risorse che sono finalizzate esattamente anche a questo, oltre che alla ripresa sul piano sul piano dello sviluppo. Poi vorrei dire una cosa, perché se no non farei il sindacalista in questo momento. Beh le imprese hanno sfruttato molto la faraginosità... anche della normativa sul piano dell'applicazione, dei, dei contratti d'appalto, eccetera. La seconda impresa di solito faceva ricorso alla prima ed era lo strumento per garantirsi, o il subappalto, o far saltare il bando di concorso e quindi al netto diciamo di una necessità di semplificare anche sul piano delle, delle normative rispetto penso al tema delle appalti, dei subappalti, soprattutto nella pubblica amministrazione, c'è bisogno che le imprese assumano anche una responsabilità di impresa rispetto alla necessità di dare un contributo al Paese. Lo dobbiamo fare insieme, stiamo lavorando per questo, con l'Ancia abbiamo fatto accordi importanti, non soltanto a livello nazionale, anche in Puglia abbiamo litigato, ma riusciamo a costruire le condizioni anche di protocolli di legalità, protocolli di sicurezza, che devono garantire le imprese e devono garantire i lavoratori. Se il tema semplificazione significa smantellare Smantellare complessivamente anche una serie di norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, della garanzia diciamo, di fare un argine anche in, sul tema della corruzione e di tutto quello che rischia di avvenire all'interno soprattutto degli appalti non va bene. Se il tema è snellire, semplificare. Per accelerare la messa a terra di quelle risorse che sono Recovery Fund, ma anche la nuova programmazione. Certo. Nel mezzogiorno dobbiamo compatibilizzare l'investimento del PNRR, ma anche le tante risorse che arrivano dalla programmazione europea, che per quanto ci riguarda la Puglia si è distinta nel mezzogiorno, ma ha comunque restituito risorse. Dobbiamo fare un lavoro enorme, il tempo è adesso. I tempi sono definiti anche dalla Recovery Plan, perché non è la programmazione, se non lo fai adesso i soldi te li do dopo. Se tu non fai il progetto, non c'è gli step, gli stati di avanzamento non concludi l'opera, i soldi ti sono... Sono sei arrivanno. anni, in sei anni ci devi mettere i treni, se c'è un grande via. lavoro da fare. Vediamo come stanno semplificando dal lancio e poi è chiaramente una replica. E questa è la chiosa del Nazionale Buia che questa settimana diceva sì, però se andiamo in deroga su norme che già c'erano e sovrapponiamo non ne usciamo e si crea un d'edalo continuo, vediamo se abbiamo la grafica e poi la replica. Eccolo qua, troppe norme speciali, ridurre le sovrapposizioni, Buia alla camera, bene il DL, però è un dedalo di disposizioni, attenzione alla concorrenza, è per il 110%, va bene, F fino a un certo punto si risolva il nodo della doppia conformità, poi c'è anche il nodo del rincaro dei materiali, però sulla semplificazione che potete dire? No, allora mi faccia aprire dicendo che la risposta del segretario l'ha già data a se stesso e a tutti quanti noi cioè noi vogliamo una semplificazione sicuramente non per derogare a quello che sono i principi di legalità di trasparenza e soprattutto sulla lotta alla corruzione su questo lancio Confindustria hanno fatto tantissimo la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ma, Scusami, guarda, no ma ci mancherebbe ma tra l'altro la sicurezza io parto da un presupposto perché forse c'è uh, questo antico retaggio i lavoratori per noi sono una risorsa io non immagino di andare un giorno in cantiere senza essere certo che i lavoratori hanno a disposizione tutti i dispositivi di sicurezza, hanno a disposizione tutte le condizioni per lavorare in sicurezza. Perché... I miei dipendenti sono la mia famiglia, sono, vengo da quattro generazioni di eh, costruttori dove noi stessi, prima di essere costruttori, eravamo all'epoca si diceva muratori, costruivamo noi direttamente, quindi sappiamo e abbiamo pagato sulla nostra pelle, le nostre, i nostri avi, diciamo, chi ci ha preceduto ha pagato sulla propria pelle la mancata applicazione di queste norme di sicurezza. C'è stato un cambio di passo negli ultimi anni, l'Ance lo ha dimostrato in maniera concreta lavorando a fianco dei sindacati su obiettivi comuni per il bene collettivo. Quando si parla di semplificazione si parla di semplificare la parte brutta di quello che c'è stato fino ad oggi e soprattutto si parla di mettere le condizioni, le imprese di poter ripartire anche il bonus del 110 come diceva il presidente Buia alle volte è stato strutturato forse da chi non aveva bene o faceva finta di non capire bene come fosse diciamo così bene organizzata la nostra, o mal organizzata la nostra politica urbanistica degli ultimi anni cioè il nodo della doppia conformità era un problema immaginare che nei palazzi non ci fosse la signora Maria che avesse fatto per un puro caso una difformità urbanistica facendosi la veranda Facendo un esempio semplificativo, era da persone che venivano forse da, da un altro pianeta. Che poi è il motivo per il quale il ministro Carfagna diceva: Guardate, che al Sud non sta funzionando, o sta funzionando soltanto Ma in parte. Chiediamoci il perché. Infatti, eh. c'è stato subito un, un cambio di passo adesso. È normale che alcune norme vanno riviste, ma consentitemi di dire, la semplificazione, purtroppo siamo arrivati a un punto in cui la situazione si è talmente tanto incancrenita che abbiamo bisogno di un taglio netto, abbiamo bisogno di una riforma veramente strutturale, è lungi da noi trovare scorciatoie perché poi alla fine la, la, la legalità e la sicurezza sono per noi dei principi fondamentali nei sindacati, ma altrettanto in Confindustria e che sono, diciamo così, Insomma, la risorsa mi pare chiara, nessuno di noi vuole fare il furbo, noi siamo pronti a, come dire, a far fronte anche perché se no ci perdiamo, no, anche i laboratori... mi faccia solo aggiungere una cosa, chi fa parte molto spesso dei sistemi associativi, in tutti i settori ci sono le mele marce, per amore di Dio li mettiamo tutti da parte, nei sindacati come nei, in Confindustria e però noi siamo quelli che vogliamo fare le cose in regola, paradossalmente poi c'è un, un mondo che agisce chiaro. senza alcun tipo di regola. Ma, ma non so, è, chiaro, non è il totale, se poi si va di, di caso in caso. Ma siccome questa è anche la settimana della maturità, ci stiamo raccontando quale Puglia consegneremo a quelle generazioni. Non solo, saluto e ringrazio Sebastiano Leo, che è assessore alla formazione della regione. Ben trovato, assessore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ed allora le faccio ascoltare le voci dei maturandi di questa settimana e poi le commentiamo. Emozioni sicuramente contrastanti, lasciare il liceo è una cosa brutta, però dall'altra parte è un bel passo verso il futuro. Adesso è dura tornare a vederli tutti davanti dopo, da ottobre, quindi sono un bel po' di mesi in cui il contatto fisico è mancato, quindi è un'esperienza totalmente nuova. C'è un po' d'ansia visto che l'occasione per rivederli coincide con quella dell'esame. Siete pronti? Siete in ansia? Parecchio, però. Avete dormito questa notte? <ride> sì, non proprio. Notte prima degli esami, avete ascoltato questa canzone, cosa avete fatto stanotte? Ho ripetuto. Anche tu hai ripetuto. E no a me, sabato tocca. Come si svolgeranno gli esami quest'anno? Uh, 15 minuti, parlerai dell'elaborato di matematica e fisica nel nostro caso. Eh, che abbiamo preparato durante un mese, altri 15 minuti hai, devi estrarre un testo che la professoressa d'italiano ti avrà assegnato, tra 35, nel nostro caso, e, e ne dovrai parlare, e altri 15 minuti parlerai, estrarrai una busta e ti dovrai collegare ad un nodo tematico per poi parlare di tutte le materie. Di un insegnante in questo momento? Sta dando dei consigli, dei suggerimenti? Sto dicendo di stare tranquilli perché quello che hanno fatto durante l'anno sarà quello che verrà loro richiesto. Del resto loro hanno preparato gli elaborati, loro si sono impegnati nei nodi concettuali, sarà soltanto riconoscere i meriti che hanno avuto in quest'anno pure così complicato. E questa notte sono andata a cantare davanti allo scacchi in realtà. <ride> Anche tu? <ride> sì, sì. Davvero una grande emozione. Ci siamo, eh, 266 studenti del nostro liceo affronteranno la maturità. Il calendario dei colloqui è stato già eh, comunicato loro. Lunedì 14 la Commissione ha estratto la lettera eh, da cui partiranno per i colloqui orali che sono l'unica prova d'esame. Questa volta la comunicazione dei colloqui è stata effettuata esclusivamente tramite il registro elettronico. Assessore, che effetto le fa risentirli? Sono una parte dei 40.000 alle prese con la maturità, i secondi in epoca di pandemia, 980 commissioni, più di 2.000 classi. Come sta andando? Li ha sentiti i suoi ragazzi? Beh, sì, beh, sicuramente come dire, è sempre un'emozione il primo esame di questi ragazzi. Il primo esame vero, insomma, la, la, le ansie, le paure. Poi quest'anno è stato anche un anno particolarmente delicato, particolare, che ricorderemo sempre e per sempre. Spero che sia eh, passato tutto e che si riprenda l'anno prossimo in presenza. Insomma, i ragazzi indubbiamente chiedono il, il, il filo conduttore, diciamo, il, il filo rosso è quella della, diciamo, della presenza. I nostri ragazzi hanno... I ragazzi, insomma, questo è un anno stato particolare, quindi come dire, l'esame di stato fa sempre emozionare, diciamo, è chiaro che anche se sono gli stessi docenti, gli stessi insegnanti, però insomma, c'è l'esame, quindi è chiaro che come dire, poi come come noi abbiamo visto i ragazzi sono straordinari, la scuola è bella, è forse il luogo più bello perché insomma, ci sono loro. È chiaro che dobbiamo dare, cercare in qualche modo di, di costruire ancora di più percorsi importanti, perché giustamente voi avete parlato di lavoro, avete parlato eh, di competenze, di formazione. Insomma, ecco, dobbiamo veramente insistere e possiamo anche aggiungere che la pandemia qualcosa di buono l'ha fatto, cioè ha fatto rimettere al centro la discussione sulla scuola, sulla sanità. Eh, questo è fondamentale, ha fatto anche scoprire se vogliamo la tecnologia in maniera ancora più forte, chiaramente tenendo sempre presente che eh, almeno per quello che mi riguarda la, la, la scuola è sicuramente didattica in presenza. Ecco, il mio augurio è che questi ragazzi possano poi scegliere diciamo, di continuare a studiare, di continuare a fare questo percorso fon fondamentale, importante, perché l'istruzione... Resta ancora l'unico ascensore sociale veramente importante, eh, che può determinare insomma, il destino di tutti quanti noi. Eh, quindi, noi cercheremo diciamo, ecco, insieme a tutti quanti di costruire, come è stato già detto, percorsi per supportare e aiutare i nostri ragazzi. Io penso che dobbiamo però pensare soprattutto alle fragilità, eh, ai BES, quindi ai bisogni educativi speciali. Questo è. Sicuramente un anno che dobbiamo supportare questo tipo di divari, di fragilità, perché sicuramente è stato, è stato un anno difficile. Ci sono, come dire, questi divari si sono allargati e noi dobbiamo cercare in tutti i modi di mettere tutti nelle stesse condizioni, di, di stare bene, di operare bene, di dare, diciamo, il massimo di, di, di ognuno, diciamo, di noi. Quindi Sicuramente, come dire, costruiremo percorsi e, supportiamo, e supporteremo la scuola. In tutti i modi, in tutti i sensi. E questa è già agenda, quella che, che, che sta tracciando per il prossimo anno, che tra l'altro ha già una data che è quella del 20 settembre. Lei diceva che ci auguriamo sì, di poter po', ripartire sì, in presenza sì. a tutti gli effetti. La novità rispetto a un anno fa è, è senz'altro quella dei vaccini: è parte a fine agosto e le prenotazioni no. già ci sono. La, la fase della, della campagna per i giovanissimi. Il piano di ripartenza che ha, che ha chiesto il, il mondo dei, dei sindacati, a che punto sta? Quello poi il giocoforzo dovrà passare dai trasporti. Ah, diciamo, dovrà passare... diciamo che chiaramente c'è un impegno importante che abbiamo preso e condiviso con i sindacati e anche la data del 20. Io l'ho concordata con i sindacati. Insomma, io cerco davvero di condividere un po' queste, queste, questi temi diciamo, che riguardano l'istruzione. L'impegno importante è quello che a settembre si riparti con questo team diciamo così, di. Gli esperti, diciamo, di esperti, io vorrei anche aggiungere l'operatore sociosanitario, ma parliamo anche dell'infermiera, parliamo dello psicologo, insomma questi sono i temi sui quali ci stiamo cercando di lavorare, tenendo sempre conto che per noi la scuola è materia concorrente, quindi dovremmo cercare di supportare la scuola ris, diciamo, ed essere complementari con quello che fa il Ministero, insomma dovremmo pensare un po' di più alla dispersione scolastica, insomma tutti questi temi indubbiamente che sono per noi fondamentali. Intanto è partito da Taranto il tour Puglia-Regione Universitaria sul rapporto tra sistema universitario e sistema urbano. Obiettivo è fare in modo che si incastrino il più possibile. Dove porta questo tour? Cioè, qual è l'effetto finale? Fermo restando che i nostri atenei hanno già cominciato a far rete, penso al Perno che, che, che fa capo al Politecnico. Sì, eh, io, la, la mia premessa è che questo sistema. E diciamo universitario pugliese è un'eccellenza. Su questo, diciamo, non dobbiamo avere mai dubbi. I nostri ragazzi possono sicuramente studiare in Puglia tutti, eh, perché sono eccellenze tutti gli atenei di Puglia. C'è un, un diritto allo studio straordinario, importante, io direi uno dei migliori d'Italia. Il nostro, il nostro diciamo, tour, la nostra, è quello intanto di ascoltare il territorio, quindi di ascoltare gli enti locali, di ascoltare gli atenei per capire quale insieme, non solo per costruire nuovi alloggi universitari, dare nuovi servizi, ma cercare in qualche modo di, come dire, di coordinare questa integrazione importante tra enti locali, tra città e università. I nostri ragazzi ovviamente oltre a studiare devono anche diciamo, vivere la città e, e questo per noi è importante, stiamo cercando anche di costruire, di produrre diciamo, anche progettazione di qualità eh, e perché... Diciamo, prevediamo eh, diciamo, da parte diciamo, degli, degli, degli Atenei o comunque degli enti locali dei, degli studi di progettazione, dei bandi per realizzare progettazione importante e quindi stiamo facendo tutto questo. Ecco, il nostro obiettivo è quello di condividere diciamo, con il territorio, con gli enti locali, con gli studenti e con l'università un progetto universitario. Eh, dove la Puglia può essere davvero regione universitaria, lo è già, però lo vogliamo, vogliamo ancora di più. Eh fare noi ce lo auguriamo, assessore, del piano estate che ha varato il governo. Che, che cosa sappiamo? Perché i sindacati, nello specifico, lo ha detto la CISL, ah. dicono guardate, che un sacco di progetti sono stati rigettati, ci serve uno strumento che le nostre scuole stanno utilizzando. Che feedback state avendo? Diciamo che all'inizio non era. Diciamo, il feedback non è stato positivo, parlo all'inizio proprio del piano. Poi diciamo, so che molte scuole eh, come dire, eh, hanno approfittato tra virgolette, di, questa, eh, di questo piano per l'estate, che diciamo, è semplicemente diciamo, un collegamento, una continuazione della nostra scuola, del nostro periodo estivo e anche un collegamento con il prossimo anno scolastico. È ovvio, e io diciamo, lo dico, l'ho detto anche che può essere una, una banalità per molti. Ma indubbiamente tra qualche settimana eh, la nostra, il nostro salento, la nostra Puglia sarà rovente e quindi è molto complicato anche perché poi la qualità della nostra edilizia scolastica, eh, diciamo, no, non è diciamo, stata concepita per, le, per fare istruzione o formazione durante il periodo di estivo. Quindi è molto complicato. Però, diciamo, io, secondo il mio punto di vista, diciamo, e si è, è stato sicuramente un, è, è un feedback positivo. Eh, probabilmente però i problemi della nostra scuola sono altri, sono quelli che molte sono ancora classi pollaio, eh, il piano assunzionale dei docenti deve partire e deve terminare, la scuola deve cominciare con tutti i docenti in cattedra. Eh, e quindi questi sono i temi importanti. L'integrazione scolastica, gli operatori scolastici, i disabili, i BES devono sin dal primo giorno di scuola avere, diciamo così, gli insegnanti, i docenti di sostegno. Eh, insomma, ci sono tutte queste cose che sono chiaramente temi importanti e come eh, ho sentito, diciamo, ho ascoltato Pino Gismond, il segretario della CGL, per mettere per strada, a terra, diciamo, eh, tutta questa progettazione, tutte queste risorse, occorre lavorare molto, occorre, occorrono dei progetti esecutivi, dei progetti diciamo, che poi eh, qualcuno insomma, li deve non solo elaborare, ma qualcuno ma deve mettere, mettere in, pratica. in pratica. E questo, e, e questo non, è, non è semplice, tenuto conto anche diciamo, della, delle tante risorse che sono state date all'Italia, sono state date più di 200 miliardi. Non, è, diciamo, non siamo stati bravi, eh, per, diciamo, queste risorse non le abbiamo avute perché siamo stati bravi è un po' l'opposto cioè nel senso che l'Italia è considerata diciamo dell'Europa un malato importante eh, per, allora noi dobbiamo cercare perché abbiamo di tanto da recuperare dello... e ce li hanno assegnati poi ce li devono da dare è vero, <ride> tanto è, esatto tanto è vero che si dice che la nostra programmazione comincerà a vedere i frutti non nel breve periodo come molte altre nazioni dell'Europa ma nel medio e lungo termine ecco però anche per questo ci dobbiamo diciamo eh, impegnare tanto è chiaro che oltre al recovery ci sono, anche, ci sono anche i fondi strutturali che sono tanti quindi voglio dire eh, insomma è un problema molto serio io faccio l'ultimo esempio eh, eh, noi nel piano dell'edilizia scolastica abbiamo dato tantissime risorse a tantissimi comuni della Puglia e molti comuni anche risorse date qualche anno fa ancora non sono riuscite a, a fare dei bandi diciamo per realizzare le opere. Eh, praticamente gli appalti perché Perché gli uffici tecnici normalmente sono sguarniti di ingegneri, di, di, di architetti, di tecnici e questo è un problema serio. E poi la burocrazia, insomma, fa anche la sua parte. Insomma, dire, dobbiamo essere <ride> esattamente so è esattamente l'agenda che stavamo tratteggiando dallo studio. No. Però, però questo è il tema: essere veloci o uscire prima dalla scuola per entrare nel mondo del lavoro. Non so se è un bene o un male, questo è, bisognerebbe aprire un'altra discussione, però. Purtroppo il mondo è globalizzato, è tecnologicamente avanzato e funziona in questo modo. Allora per, essere, diciamo, eh, per dare ai nostri ragazzi e ragazze, e termino, le giuste conoscenze, competenze e abilità occorre lavorare tanto, occorre eh, diciamo, dare queste giuste opportunità ai nostri ragazzi. Io per questo lavoro e per questo ho sempre lavorato. Grazie Assessore, chiarissimo, appassionato. Grazie per essere stato con noi, quando vuole lo aspettiamo in studio. A presto! Buonasera! Saluti, 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 a tutti, saluti a tutti. Segretario, ci stiamo avvicinando alla conclusione: l'agenda c'è. Okay. Bisogna metterla in pratica, bisogna aprire tavole di confronto, bisogna strutturare progetti condivisi, bisogna ragionare anche su un sistema strutturale delle stazioni appaltanti, probabilmente riducendole. Cioè, in di appaltanti. Probabilmente riducendole anzi, sicuramente la necessità di ridurle, queste stazioni appaltanti. C'è cioè bisogno di mettere in piedi una riforma del paese, ha ragione il direttore Bianchi. Il tema non è di tornare al prima della crisi, a pre-pandemia, bisogna cambiare il paese. E capire fare un, come sarà dopo fare ed un essere pronti di cittadinanza a cittadinanza per cambiare questo paese con, più ampia, con le più ampie alleanze possibili. Per questo noi siamo in piazza il 26 con una manifestazione unitaria che chiede al governo di cambiare passo rispetto a una serie di temi a partire... Dal blocco dei licenziamenti, dalla necessità di costruire insieme le riforme, dei luoghi di governance di queste riforme, dalla necessità di provare a strutturare un politica industriale adeguata per creare i posti di lavoro, perché anche lì aumenteranno i posti di lavoro. La domanda è: che tipo di lavoro, che qualità del lavoro, che garanzia di lavoro, per chi si creano queste garanzie di lavoro, dove si creano questi lavori? Solo al nord, non soltanto al sud? Con quale qualità, con quali tempi? Ecco, è tutta un'agenda da costruire attraverso la necessità di trovare luoghi di discussione di confronto, ma anche con tanto pragmatismo, però perché ha ragione, con... ragione l'assessore al lavoro. I tempi sono, eh, sono già definiti e non sono molto lunghi, sono ora. Eh. I tempi sono stretti, però possiamo chiudere con due buone notizie questa settimana. I bandi di Selectica per la formazione dei 154 lavoratori dell'ex OM di Modugno e poi la schiarita su Terlizzi e sulla vertenza ferramenta Ottimo. pugliese, lì c'è l'accordo. Un miracolo. Abbiamo fatto due, due, miracoli, miracoli. due miracoli, devo dire, che due miracoli che attengono sicuramente all'impegno dei lavoratori che hanno avuto una tenacia straordinaria, del sindacato che li ha sostenuti, ma vorrei riconoscere il ruolo che ha giocato in maniera straordinaria la task force per l'occupazione con, con il suo presidente Caroli, che ci ha creduto sin dall'inizio. Ci sono anche altre buone notizie rispetto a una serie di vertenze che si stanno concludendo, penso a quella degli OSS, una vertenza importante che ha trovato anche quella soluzione, centinaia di lavoratori che rischiamo di andare per strada. C'è diciamo anche eh, ogni tanto una buona notizia che parte però anche queste buone notizie si ottengono perché c'è stato un lavoro. Condiviso tra sindacati, istituzioni, politiche, territorio che hanno creduto in un progetto, hanno cercato e trovato una soluzione da, che poi diventa come dire, un ritorno per tutti. Voi avete da sciogliere il nodo del rincaro dei materiali, diceva il presidente dell'Ance dell Baribat Fragasso: occhio, che qui rischiamo di bloccare i cantieri e non se ne esce. Si passa dalla revisione dei listini, come si, come si risolve? Ma no, siamo arrivati al, al paradosso di, di avere il lavoro, ma non avere il materiale per effettivamente fare questo lavoro. Sembra una cosa paradossale, quasi da non crederci, purtroppo. E la realtà, dicevamo prima, c'è difficoltà nel trovare anche le semplici impalcature per poter effettuare uh, dei lavori, c'è bisogno di un intervento sistemico perché questo superbonus sta rialzando il prezzo di tutti i materiali, ma proprio l'impossibilità di trovarli. È un problema che va, va affrontato e, e mi faccio dire una cosa: il segretario giustamente chiudeva con uh, un, un aspetto che le buone notizie sono il risultato di tavoli uh, di, di, di lavoro, di, di, di confronto. Noi abbiamo fatto in passato a nostra parte, siamo pronti a farla anche questa volta perché questa è un'occasione irripetibile, dal piano Marshall in poi non c'era mai stata un'opportunità del genere, dobbiamo necessariamente correre, lo dobbiamo alle nuove generazioni non a caso il piano è bene ricordare si chiama Next Generation UE quindi stiamo ipotecando in maniera importante il futuro delle prossime generazioni che sono lavoratori, imprenditori tutti che fanno parte della stessa barca cioè la barca del paese Italia che deve recuperare il gap con il resto d'Europa e non dimenticandoci che all'interno dell'Italia c'è un altro sud un altro che arranca nei confronti del nord quindi sicuramente dobbiamo fare sì, Aspetti che sinergie. allora su questo siccome me la chiama dalla Regione mi chiedevano di chiudere però una chiosa sulle opere pubbliche sulle infrastrutture la voglio fare rapida. Vediamo se abbiamo in grafica il cartello sui commissari o anche quello sulla 275. Ah, eccolo qua, statale 275. Stavolta c'è il commissario, il decreto entro fine mese. L'altra notizia incoraggiante, ammesso che un commissario possa essere incoraggiante, è che si sono accorciati a 18 mesi dai 5 di partenza i tempi per la Bari-Vitritto dopo l'ultima riunione con Rete Ferroviaria Italiana. Qualcosa si muove però. Sì, qualcosa si muove però dobbiamo. Però anche... i commissari dobbiamo ricordare però di quanti anni prima poi sono i progetti, perché guardi, anche l'assessore Leo prima diceva l'agenda c'è come ha detto anche lei, però mi sembra tanto per chiudere una battuta, è come quando si iniziava l'anno scolastico si comprava, perdonatemi la smemoranda, ma mi sa che questa smemoranda è di qualche anno passato l'agenda negli ultimi anni c'è sempre stato, manca poi l'applicazione, come dire a quel ragazzo è intelligente ma non si impegna non si applica, ecco. purtroppo l'Italia ultimamente sta facendo questa parte, questa è l'occasione per ribaltare questo, questo modo di approcciare i problemi, facciamole le cose sappiamo bene, siamo bravissime nella diagnosi dei problemi, adesso Andiamo con un po' di pragmatismo, come diceva il segretario, a risolvere i problemi, nell'interesse di tutti. Mi pare che con questa chiusa si possa racchiudere esattamente il senso del discorso. Vogliamo fare 20 secondi ciascuno, gli auguri ai maturandi. Dovesse, fare, dovesse dare un consiglio da imprenditore a... A chi oggi sta decidendo di fare il Io ho avuto particolare domani. piacere in vedere quelle immagini perché mi sono diplomato al Scacchi. Ho visto che non è cambiato granché nelle, <ride> ne, nelle aule, quindi la famosa digitalizzazione <ride> nei 18 anni che sono passati non è il massimo. Ma di viversi questo momento con un possibile massima consapevolezza perché poi non, non, non sapranno cosa si sono persi e soprattutto poi di, darci, di rimboccarsi le maniche e darci una mano da solo perché è brutto dirsi ma il miglior supporter di se stessi è se stessi nell'individuare cosa piacerebbe fare ma anche con pragmatismo cosa, quali sono le opportunità in campo i settori sono tanti non sono più quelli tradizionali quindi seguire la formazione, quelli sono i consigli dei genitori ma soprattutto Vivere il paese e l'Europa con tante esperienze. Questa è la generazione di chi può viaggiare in Europa. Serve anche formarsi all'estero per poi tornare e rendere forte il nostro sud, il nostro meridione, la nostra Italia. Siate pronti a darvi una mano da soli, diceva il collega segretario. No, io dico sono d'accordo, ognuno deve fare costruire il proprio futuro. Io invece sono, mi sono davvero emozionato a vedere questi ragazzi che finalmente tornano all'interno delle aule. Abbiamo l'assessore Leo lo sa, con il quale facciamo tante. Discussioni, tanti confronti, otteniamo anche tanti risultati perché ci confrontiamo spesso sulla scuola. Abbiamo litigato, litigato parecchio, abbiamo impedito che potesse passare un'idea di una scuola a distanza come idea strutturale del sistema scolastico del Paese. Abbiamo combattuto tenacemente questa battaglia. Ai giovani dico: studiate, affrontate. Il presente perché a voi appartiene il futuro ma appartiene anche il presente. Quindi impadronitevi diciamo, delle nostre società, dei nostri luoghi di governo perché abbiamo bisogno di tanto entusiasmo, abbiamo bisogno di tanta passione, abbiamo bisogno di tanta competenza. Già oggi, non domani. Il racconto della Puglia che vi stiamo consegnando, questo è, grazie segretario, grazie presidente, grazie, grazie. a chi si è collegato, se volete la prossima settimana c'è l'ultima puntata della stagione e allora intanto buonanotte.